Buongiorno Guido Alberto Bormolini. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Benvenuto, bentornato qui nel Posto delle Parole, questa volta per raccontare della sua presenza al Festival Biblico che è in corso, il Festival Biblico che ci racconta della felicità di chi ha una strada nel cuore. Però prima di incontrare questo percorso di chi ha la strada nel cuore, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori la figura di Guido Alberto Bormolini. Lei è teologo e anche liutaio, e quindi c'è questa figura plurale e anche una figura che ogni giorno alla ricerca. Guido Alberto Bormolini, oggi come ha cominciato la sua giornata? Come sempre, dopo aver fatto la scelta di vita monastica, la parte principale della giornata è proprio la mattina, in cui preghiera, meditazione e lettura sacra gettano luce su tutta la giornata. E poi passiamo a tante occupazioni, intervallate anche da momenti di preghiera. Ma diciamo che il seme della giornata si investe nella mattina. E qual è il pensiero con il quale nella sua comunità monastica ha aperto la giornata di oggi? Allora, noi utilizziamo la cosiddetta preghiera del cuore, per cui è un po' come nella tradizione orientale il cosiddetto mantra che ormai è tanto in voga. Ognuno ha la sua piccola preghiera, che è sempre la stessa ma cambia di tonalità ogni giorno in base a come sei tu. Per cui il padre usava a dire che non è mai monotona, è solo monologica, cioè la stessa frase riempita di toni infiniti. Per cui oggi l'ho volta soprattutto alle anime che incontrerò al Festival Biblico. Guido Alberto Bormolini, tra l'altro, lei è stato ordinato sacerdote dal vescovo che ora, se non sbaglio, è diventato il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Gualtiero Bassetti. Ecco, Gualtiero Bassetti, mi sfuggiva il cognome. Ecco, che ricordo ha di Gualtiero Bassetti? Ha un ottimo ricordo, e infatti sono proprio felice di essere stato nominato, perché è proprio un pastore in tutti i sensi, una persona di grandissima umanità, molto sensibile, attenta ai più deboli, ma persona comunque assolutamente equilibrata, e sono quelle persone che quando gli stai vicino e parli ti trasmettono sempre qualcosa di prezioso. Sono persone importanti, non perché persone sono conosciute, ma queste persone dobbiamo riconoscere una possibilità di grande confronto e approfittare proprio nell'ascoltare, nel vivere proprio dei loro pensieri, come quel vivere l'incontro al Festival Biblico di oggi a Vicenza, il dialogo sul cammino della vita. Ecco, noi dal punto di vista del nostro appuntamento, il Posto delle Parole, amiamo incontrare dal punto di vista semplicemente della curiosità alcune cose, come questo dialogo sul cammino. Ecco, ci porta a un'idea molto antica degli antichi pensatori, degli antichi filosofi, quali asserivano che il pensiero ha bisogno di cammino più che di essere fermo. Oggi Emanuele Masina, camminatore, dialoga insieme con Guido Alberto Bormolini. Ecco, questo dialogo sul cammino da dove comincia e dove ci porta? È un dialogo molto interessante che parte dall'esperienza di Emanuele Masina, un ragazzo che ha avuto, tra l'altro, bresciano come me, è nativo del paese, è confinante col mio, il Castiglione delle Stiviere, confina con Desenzano. Quindi l'incontro di oggi ha forse qualche eco lontano. Che ha vissuto delle esperienze che ho sfiorato anch'io, io non ho assolutamente mai fatto uso di droghe, ma nei miei anni era molto in uso tra i giovani e la maggior parte dei miei compagni ne faceva uso, ho visto morire tanti, era l'epoca dell'eroina, quindi conosco benissimo questo mondo, l'ho vissuto proprio da dentro. E Emanuele è partito appunto da un'esperienza di radicale rifiuto di tutto, della vicinanza di esseri umani, dalla presenza di Dio nella vita, che si consumava nell'uso di alcol e droghe. E ha avuto questo flash, la mattina, già parto, e senza
avere nessuna aspettativa precisa, il viaggio lo ha trasformato. Questo è interessante perché mostra la centralità della grazia. Ha fatto questo cammino, partiva per Santiago, ne aveva sentito parlare, forse voleva quasi sfatare il mito di Santiago, così dice nel suo racconto, e però il viaggio lo trasforma. Infine un incontro lo tocca definitivamente e questo viaggio è stato più un viaggio interiore che esteriore. Il cammino che trasforma, e questa è un'idea molto importante, perché non è che dobbiamo dare una forma romantica a questa cosa del cammino che trasforma, ma dobbiamo dare una forma proprio di filosofia di vita. Ecco, in che modo? Oggi, glielo chiedo, Guido Alberto Borgolini, perché oggi c'è un grande ritorno all'esperienza del cammino, del passo. Oggi sempre di più vediamo ai polsi delle persone quei piccoli computer che ti contano i passi. Oggi il cammino è diventato un calcolo matematico e quindi forse ci manca un calcolo invece di pensiero. Che cosa ne dice? Anticamente il viaggio esteriore era sempre comunque un viaggio interiore. Oggi viviamo un'epoca di grande superficialità, testimoniata proprio dal fatto che la comunicazione passa attraverso strumenti artificiali. Sicuramente gli antichi sapevano comunicare da cuore a cuore, così dice il mito di tutte le tradizioni, anche il nostro mito di Eden parla di un mondo completamente diverso, siamo stati pensati in un modo diverso da quello che stiamo vivendo e ce ne siamo allontanati molto. E proprio in un mondo così superficiale, così attaccato al materiale, così schiavo del consumismo, l'avventura del viaggio, che è compiuto con fatica, con sforzo, non il viaggio organizzato, Emanuele Mazzini ha avuto il coraggio di intraprenderlo, in qualche modo ti trasforma perché utilizzi il fisico, il corpo, lo sforzo, il corpo e l'anima sono collegate, non c'è una separazione. E se quindi lavori sul corpo, questo è il significato vero dell'ascesi, che poi è diventata una cosa moralistica, mi punisco perché sono un peccatore, ma anticamente ascesi era proprio l'allenamento dell'atleta per raggiungere la meta. Usare il corpo modifica la mente e viaggiare a riflessi interiori e esteriori, e può succedere qualcosa che ti fa diventare diverso da quello che eri prima. Usare il corpo modifica la mente. Qui però Guido Alberto Polmolini sta un altro aspetto. Usare il corpo c'è bisogno di razionalità, ma anche di passione e di rispetto verso la propria persona, altrimenti quella modificazione mentale diventa altra cosa. Certo, dobbiamo capire che siamo degli esseri unitari. Abbiamo vissuto proprio una separazione, ma anche in ambito cristiano c'è stata un'epoca in cui purtroppo si faceva una separazione netta, perché il corpo era fonte del peccato, e quasi come se dovesse essere maltrattato. Invece più anticamente i cristiani avevano questa idea dell'unità. Quindi se noi ci concepiamo come un'unità, corpo e mente, in qualche modo lavorano insieme per la stessa meta. Questa spaccatura, questa divisione è qualcosa appunto di diabolico, che divide. La riunificazione è ciò che rende monaci, è una vocazione per tutti. San Basilio Magno diceva la vocazione per il Consiglio Evangelico sarebbe universale, tutti, che non vuol dire che chi ha una famiglia non deve avere figli, non deve avere sua vita, vuol dire che la vocazione all'uno, la riunificazione interiore deve essere centrale. Se non c'è riunificazione, c'è una vita folle, che è quella che troppo spesso vediamo intorno a noi. Guido Alberto Borgolini, intorno a noi e intorno a lei adesso che cosa c'è? Intorno a me fisicamente ora c'è la comunità monastica in cui vivo, una natura splendida che ci fa tanti doni, dalla bellezza al cibo, perché lavoriamo la terra per il sostentamento della comunità, e poi tanti giovani che sono alla ricerca di una risposta. Abbiamo creato degli ambienti aperti, molto laici, usiamo questo termine se si vuole, in modo che chiunque sia accolto e possa aprire un cammino alla ricerca di una risposta sul senso della vita. E vedo molti che la trovano nell'incontro col Signore, ma basta non forzare, la trovano da soli. Se gli facciamo la predica o se giudichiamo, chiaramente andranno altrove.
quante prediche sono state fatte e poi le persone sono andate altrove, ma non è un termine di giudizio, è semplicemente a volte un'amara constatazione. Guido Alberto Bormolini, la sua comunità monastica dove si trova? Abbiamo tante sedi e quelle che seguo io sono in Toscana, seguo varie case. La sede centrale è sulle colline fiorentine, Santa Maria in Ancone. E ora di recente il Vescovo di Prato ci ha affidato a un grande convento alle porte di Prato e dietro di me ci sono boschi, ruscelli, abbiamo poi un grande parco, la campagna. E sono i due poli più importanti. Poi nelle città abbiamo delle sedi più piccole dove incontriamo persone alla ricerca, passando attraverso la bellezza, la riflessione, ma l'importante è accogliere tutti. C'è bellissimi versi della poesia di Rumi, che cito un po' a memoria, però dice: chiunque tu sia, vieni, che tu sia cristiano, musulmano, ebreo, tu vieni, adoratore del fuoco, tu vieni, anche se infranto 1.000 volte sacre promesse, tu vieni. Ecco, questo penso che sia il motto che dobbiamo scrivere sulle nostre porte, aperte a tutti, perché chiunque di noi ha commesso lo stesso che ha commesso chi arriva, ha avuto le stesse cadute. Quello che ci caratterizza è il desiderio di avere una meta. Si può cadere 1.000 volte, ma se si ha voglia di camminare ancora, la grande meta la si raggiunge, qualunque nome gli si voglia dare. Chiunque tu sia, vieni. Anche qui c'è per l'appunto l'idea del cammino, del cammino della vita. Anche qui c'è dialogo con le parole di Rumi, che se non sbaglio era un grande scrittore iraniano, persiano, ecco, che abbiamo ricordato proprio la settimana scorsa nella conversazione con Farhang Sabahi a proposito delle elezioni in Iran. Prima di salutarci, Guido Alberto Bormolini, quali sono le parole dal libro della Bibbia che le fanno più compagnia? Allora, sono tante le parole del libro sacro che mi accompagnano, ne ho scelte tante nella mia vita che man mano davano delle risposte a qualcosa, però soprattutto un episodio del Vangelo, che per me è assolutamente significativo, è l'episodio dell'emorroissa che è andata a toccare il mantello del Signore. E dice il Vangelo, da lui è uscita una forza che l'ha guarita. Quindi è a nostra disposizione, la generosità divina è infinita, è a nostra disposizione la forza per guarire. Bisogna solo allungare la mano. E addirittura per Vangelo sembra quasi non ci fosse un'intenzione del Maestro Divino di elargirla. È lasciata con una generosità incredibile a nostra disposizione. Ma troppe anime sono persi altrove. Basta poco perché la nostra vita sia piena di senso. Bisogna allungare questa mano con fiducia. Che la nostra vita sia piena di senso, e questa è la direzione del dialogo sul cammino della vita. Grazie ancora, Guido Alberto Bormolini, e speriamo di sentirci presto di nuovo qui, nel posto delle parole. Buona giornata. Grazie Rizzo e grazie a tutti voi.